Buongiorno Gemmine, buon martedì, benvenuti in questo nuovo vlog. Inizio subito questo video cucinando qualcosa. Voglio fare delle mini pumpkin pies, quindi delle crostatine piccole alla zucca speziata, con però la base al cioccolato, perché poi sopra ne voglio decorare alcune proprio tema Halloween, come avevo detto nell'altro video, con una ragnatela fatta di cioccolato fondente. Adesso la prima cosa che sto facendo è la frolla. In realtà questa è una brisée perché è proprio la ricetta di quelle brisée particolari, burrosissime, buonissime, che si usano per le pies americane. Quindi per ora ho messo 100, aspettate che quant'era, 100, dove sta? Eccolo qua. Ho messo 120 grammi di farina e 40 grammi di cacao amaro. Stavano mischiando qua dentro. Poi ho messo un pizzico di zucchero, un pizzico di sale e adesso stavo mettendo piano piano il burro freddo a pezzettini. In tutto sono 110 grammi. Quindi vedo che adesso si è amalgamato abbastanza bene. Vado ad aggiungerne un altro pezzettino. E andate così fino a quando terminate di mettere tutti e 110 grammi di burro. Poi andremo ad aggiungere 3 uova. E quindi insomma questa è la situazione per adesso. E niente, vi aggiorno piano piano così prepariamo insieme queste crostatine. Visto che nell'altro vlog vi è piaciuta tanto la ricettina che vi ho fatto, intanto metto un altro pezzo di burro e insomma ho deciso che anche in questo video farò qualche bella ricettina. Tra l'altro stasera io e Sasha dobbiamo andare a cena in una new opening di cui sono molto contenta e si chiama Adesso Amore Barbecue, quindi andremo a vedere le cose buone che si mangeranno, immagino carne al barbecue, quindi Cesare è particolarmente felice. Continuo ad aggiungere, poi ci riaggiorniamo dopo quando aggiungo le uova, manca ancora un pezzettino di burro. Ho appena ricontrollato la ricetta e le uova andavano nella crema di zucca, in realtà nella base ci andava soltanto 30 ml di acqua fredda, quindi ce li aggiungo. E l'impasto dovrebbe essere già pronto. Che scema, mi ricordavo ci andassero le uova. Ecco fatto, ho impellicolato l'impasto. In realtà ci ho messo anche meno di 30 ml d'acqua perché si era già formata la pasta, insomma. Quindi forse perché ho modificato la ricetta come al solito e ho cambiato un po' di cacao appunto per la farina, perché la ricetta che avevo trovato era tutta farina. Quindi probabilmente mettendo il cacao già si è reidratato abbastanza da solo l'impasto, quindi ho messo meno acqua. Dovete provare, insomma. Ecco perché non vi do mai le dosi esatte all'inizio, vedete, perché io cambio, faccio, sperimento, quindi è sempre così. Comunque l'impasto è morbido ovviamente perché c'è un bel po' di burro, quindi adesso lo metto nel frigorifero e nel frattempo facciamo il ripieno delle pies, cioè la crema alla zucca speziata. Ora sto facendo il ripieno, quindi la crema di zucca. Per la zucca ho utilizzato l'altra metà della latta che avevo usato l'altra volta per fare i muffin, sono all'incirca 200 grammi, insomma. Poi andrò a mettere un po' di panna fresca, anche questa intorno ai 200 grammi, dopo vi scrivo bene tutte le dosi sotto comunque. E poi zucchero di canna, anche qui intorno ai 200 grammi, le spezie e il sale, quindi cannella, noce moscata, chiodi di garofano se ce l'avete, anche lo zenzero in polvere, potete aggiungerlo, e poi mi pare 3 uova. Quindi vado, faccio questa crema, mischio tutto. E poi andiamo a formare le crostatine. Questa crema, prima di aggiungere le uova, va fatta un po' amalgamare e riscaldare. Quindi ho versato tutto quanto nel pentolino prima di mettere le uova, mi raccomando, sennò poi si cuociono le uova e non va bene. E in questo modo si amalgama bene e si scioglie bene anche lo zucchero, si amalgama con la panna, con la zucca.
e con le spezie. Penso che ci siamo già perché è cambiato, vedete, ha fatto proprio una bella cremina. E adesso aspetto un pochettino che si raffredda e poi aggiungo le 3 uova. Allora, adesso quello che dobbiamo fare è cuocere la base delle crostatine. Quindi ho steso l'impasto, l'ho tagliato a cerchi che vanno bene più o meno nei miei stampini. E li ho messi in freezer per 5-10 minuti perché, siccome appunto questo impasto è molto morbido, se non lo congelo un pochettino, poi dopo non riesco nemmeno a toccarlo. Quindi adesso piano piano con le mani lo stendo nelle tagliette. Ne ho fatti 6, qui ce ne ho 4, gli altri 2 stanno ancora in freezer e li cuocio senza il ripieno. Poi, dopo una volta cotti, metto il ripieno che sta qua. Nel frattempo stavo anche aggiungendo le uova, me ne manca solo una e finiamo la cottura con la crema all'interno. Ecco qui, le crostatine sono pronte a fare la prima cottura. Avete visto, ho messo un pezzetto di carta forno e poi sopra i ceci che ho utilizzato già, infatti sono bruciati, vedete, altre volte per fare questo tipo di cottura della base della crostatina, prima insomma poi di finire di cuocerla con il ripieno. Quindi adesso le metto in forno e poi dopo andiamo ad aggiungere il ripieno. Mentre si cuociono le basi, io approfitto per pulire un pochettino la cucina e sistemare il disastro che ho fatto. Comunque, questa pasta brisée, se così vogliamo chiamarla, anche se non è proprio una brisée, lo so che a sé sembra, in realtà lo è, super complicata da maneggiare, da stendere, infatti non la faccio spesso, però fidatevi che ne vale davvero la pena, perché quando l'andrete a mordere sentirete tutta la friabilità del burro. È veramente un impasto buonissimo, solo che ecco, non lo faccio spesso perché richiede un sacco di tempo, è anche un po' scocciante, no? Perché si appiccica, bisogna mettere un po' di farina nelle mani, insomma. È un po' noiosa, sì, lo posso capire, però provatela almeno una volta, fidatevi perché è veramente buonissima. Comunque, adesso metto un po' a posto e poi faccio vedere, insomma, dopo come procede. Ecco qui, ho tirato fuori le basi, ho tolto ovviamente i ceci, li ho rimessi nella bustina così la prossima volta li riuso. E adesso, facendo molta attenzione, vado a riempire con la cremina di zucca, così, e poi riandranno in forno almeno altri 15-20 minuti. Buongiorno Gemmine, oggi è il giorno dopo e comunque questo è quello che resta delle crostatine che ho fatto ieri. Erano 6, ora ce ne sono solo 3.
un profumo. Abbiamo mangiato appena adesso, metà per una io e Cesar, metà per uno io e Cesar dopo pranzo. E oddio, sono troppo buone. Tra l'altro vi ho anche appena caricato il reel dove le faccio, però la ricetta con tutti gli ingredienti, i passaggi, eccetera, la trovate qui nell'info box del blog. Quindi, insomma, se volete saperne di più, qui sotto, come nell'altro vlog. Ma questa novità fighissima! Non vedevo l'ora che mi arrivasse! È uscita la Degusta Box Cold, con prodotti che vanno in frigo. Oddio, non mi voglio spoilerare, però sono troppo curiosa, quindi butto un occhio. Ci sono i tortellini, quelli là di Giovanni Rana, i ravioli, cos'erano? Quelli particolari. E il guacamole, oddio, sono contentissima! Non vedo l'ora di aprire tutto. Ero super curiosa di ricevere la prima Degusta Box Cold per vedere un po' com'è fatta. È tutto freddissimo e calcolate che mi è arrivato ieri sera il messaggio di Bartolini che aveva preso in carica il pacco. Quindi praticamente è arrivato in una notte perché adesso è mattina ed è appena arrivato. Quindi effettivamente è tutto ancora bello freddo freddo. Adesso andiamo a vedere insieme che cosa contiene. Dovrebbero essere appunto prodotti da supermercato, nuovi, eccetera. È uguale alla Degustabox, ma versione banco frigo, diciamo, versione frigorifero. Quindi ci sono tutte cose fresche da mettere in frigorifero. La prima cosa che tiro fuori è prosciutto cotto di alta qualità, parma cotto. Poi, allora, ecco, questi sono i ravioli ripieni di Giovanni Rana in edizione limitata. Avevo visto sulla pubblicità su Instagram che sarebbero usciti. Questi all'interno della Degusta Box sono al brasato, all'amarone della Valpolicella. Cesar sarà felicissimo di questi, gli piaceranno un sacco. Poi, allora, che cosa c'è? Ah, questi sono i ghiacci, che come potete vedere sono ancora ghiacciati, quindi ottimo lavoro, Degusta Box Cold. Per questo è tutto bello fresco fresco ancora. Poi, allora, questo sarà il guacamole, sì! Guacamole classico, 95% avocado. Vediamo gli altri ingredienti. Avocado, sale, cipolla, peperoncino, zucchero, aglio, antiossidanti. Ottimo, direi. Buono, non vedo l'ora di provarlo. Poi, questi che cosa sono? Oddio, dei formaggetti di capra impanati. Che buoni! Le chèvre chaudes. Io non so parlare francese, non so se l'ho detto bene. Poi, le dolci del mar Cantabrico, filetti di alici a bassa salatura. Prevedo uno spaghettino con le alici. Un altro ghiaccio. Poi, allora, qui che c'è? Albume d'uovo da agricoltura biologica. Ottimo. Poi, questo kefir bianco. Lo sapete che non l'ho mai bevuto il kefir? Fatemi sapere se voi lo avete già provato. Questo è succo di mela e mirtilli, sembra ottimo. Poi, allora, qui che c'è? In questo pacchettino, zuppetta di fave e piselli, arte in tavola, insalate. Ottima anche questa per quando non ho voglia di cucinare, la butto in microonde ed è pronta. Poi, qui che c'è? Il kit della merenda parma cotto. C'è il tè, panino col prosciutto e cioccolata. Carino questo, vabbè, sicuramente è pensato per magari i bambini a scuola. Però, che ne so, un piccolo picnic al parco potrebbe essere ottimo anche per un adulto. Poi qui ci sono altre cose incartate. Vediamo un po' se non rompo nulla. Allora, yogurt sembra. I feel good della Müller. Yogurt intero, mirtilli e cereali. Mai provato questo, sembra buono. E poi, ultima cosa, dovrebbe essere questa. Vediamo un po'. Che cos'è? Oh, ho letto stracciatella. Buona la stracciatella, mi piace un sacco. Stracciatella di burrata, Sabelli 1921. 100% latte italiano.
Che buona! Oh, che dire! Mi ha sorpreso questa degusta box cold, eh? Sono troppo contenta che l'abbiano creata. Fatemi sapere se l'avevate già sentita e se anche voi l'avete ordinata e se continuerete, insomma, a volerla ricevere ogni mese a casa, se vi è piaciuta. E niente, ora metto tutto quanto in frigo e come sempre, mi ricordo sempre all'ultimo, vabbè, che brava influencer che sono, ho anche il codice sconto per la degusta box che vi scrivo qui e vi lascio anche nell'info box. Che bello, non vedo l'ora di provare tutto. Grazie degusta box. Allora, io sono appena tornata dall'Esselunga e si vede, ho messo tutta la spesona sul tavolo. C'avevo anche un buono sconto per la tesserina, quindi ho fatto un pochino di spesina in più. Vi faccio un po' vedere, visto che siete sempre interessate. Allora, patate, poi ho preso le zucche, queste qui butternut, ne ho scelte due metà piccoline, così magari ci riesco a fare la pasta con la zucca all'interno, scavando un pochettino di qua e poi metto proprio nel forno la pasta con la zucca e magari il gorgonzola che ce n'ho ancora un pezzettino dell'altra volta e facciamo la pasta con la zucca al forno. Dado, che avevo quasi finito, poi ho preso due passate mutti, come sempre ho preso quasi tutte cose che erano in offerta, broccoletti, che a Cesar piacciono tanto, poi ho ripreso la panna acida, così possiamo fare qualche ricettina messicana, carotine, una pasta, tortiglioni de cecco, poi ho preso questo riso arborio della Scotti che era in offerta, banane, poi ho preso questa dieta, che non lo so perché, ma mi sembrava buona. Quindi l'ho presa. Poi ho preso le orecchiette dell'Esselunga, questo basmati integrale che era sempre in offerta, formaggio spalmabile, caffè, qui c'è un avocado, lime, ananas, cipollotti, anche questi li utilizziamo per qualche ricettina messicana, quindi in questa spesa ci sono almeno due ricette messicane e altre ricette. Poi latte, altre due patate dolci. Poi le voglio rifare al forno come le abbiamo mangiate l'altra sera in quel ristorante che erano buonissime. Poi ho preso il pan bauletto di grano duro, l'olio che mi serve per fare i dolci, panini per hamburger, quindi un'altra ricetta quale sarà? Hamburger, sottilette queste qua col cheddar. Poi c'erano in offerta lamponi e mirtilli, quindi ho approfittato, ho ripreso le uova, ho ripreso il lievito mio amato dell'Esselunga, che questo è più buono. Poi ho preso questi Oreo, che sono in realtà semplici alla vaniglia, però arancioni e in versione halloweenosa, quindi carini, costavano soltanto 90 centesimi. Poi questi cookies, che sono strabuoni, con la base di cioccolato e tutti i pezzettoni di cioccolato. Questi New Yorkers, secondo me, sono i cookies più buoni che si trovano in Italia. E poi qui c'è carne e pesce, ho preso macinato, branzino, poi questi sono i filettini al pistacchio, buonissimi. Poi qui c'è il bacon e qui c'è un pezzo di salmone perché avevo preso una confezione grande e ne ho dato un pezzo a mamma. E qui ci sono gli straccetti con una fogliolina del bouquet di Colvin. E niente, quindi questo è tutto quello che ho preso. Ah, no, ho preso anche questo per lavare i piatti e tanto latte a lunga conservazione che era in offerta. Quindi questa è tutta la spesina che ho fatto oggi. Adesso metto tutto a posto e tutto quanto in frigo. Allora, non so se si vede qualcosa, ecco, qui c'è un lampione, quindi si Si vede. può fermare Comunque, il io sono lampo. con Ele Hola. e siamo andate a un Un evento evento. di make-up, finalmente dopo un sacco di tempo, Lotti di Lotti London. London. Dove Ci hanno siamo dato state anche anche una invitate? bustina. In che senso? A Londra, no? Ah, sì, la ragazza era carinissima, ha detto che lei vive a Londra e ci ha invitato, quindi dai, ci
ci possiamo andare. Comunque, comunque stavamo cercando Claudio e l'abbiamo trovato. Una macchina spenta nella notte, praticamente. Ecco cosa c'era nella macchina. Amore, devo assolutamente farvi vedere cosa mi hanno regalato ieri alla cena di Halloween di Lotti London, dove sono andata insieme ad Eleonora. Ci sono in questo pacchetto un sacco di cose carine e sono particolarmente contenta perché ci sono dei prodotti non avevo della loro marca, nel senso io di Lotti London non avevo mai provato nulla, però sono prodotti, diciamo, normali. Quindi palettina, tra l'altro super carina, mascara, poi questo che è un balsamo labbra e anche maschera, dice, Sweet Lips, poi questo che è uno spray fissante, poi c'era una terra, un blushino, carinissimo, un illuminante che è stupendo, guardate che bello, tra l'altro ieri l'ho già aperto perché non ho resistito, e questo che è un olio per le labbra, quindi questi bellissimi ma prodotti diciamo normali. Prodotti invece che non ho mai provato, cioè nel senso di nessuna marca, sono questi due, che sono due prodotti che sono, diciamo, usciti proprio come invenzione in questi ultimi mesi barra anno forse, che sono questo che è il prodottino per fare le lentiggini, che non vedo veramente l'ora di provare e sono super contenta che l'abbiano fatto, della marca Lotti London, che appunto è disponibile in Italia, perché finora, almeno da quello che so io, l'unico prodotto proprio fatto apposta per sopracciglia era di una marca, mi pare si chiami proprio The Freck, qualcosa del genere, che però appunto in Italia non è reperibile. Quindi questo appunto è per fare le lentiggini, poi lo proviamo, sono super contenta. E poi un altro prodotto proprio super novità è questa, che sarebbe una cera per pettinare le sopracciglia. Avete visto quel trend che va adesso delle soap brow, che tra l'altro a me piace tantissimo perché avendo il microblading l'unica cosa che faccio è pettinarle. E con questo prodottino dovrei, insomma, riuscire a pettinarle proprio in modo perfetto e farle belle fluffy, bellissime. Quindi, appunto, di questi due prodotti sono davvero molto contenta e ovviamente anche di questi, perché appunto non avevo mai provato nulla di questo marchio e sono molto curiosa di provare tutto. Però ecco, in special modo sono contenta per questi, quindi grazie mille Lotti London, è stato molto molto carino fare questa cena ieri, tra l'altro sono stata anche contenta perché è uno dei primi eventi dopo tanto tempo, insomma, che non ce n'erano più per giuste cause, quindi insomma sono molto contenta, speriamo che adesso continuino a fare anche altre cosine. Giorno dopo, stamattina voglio fare un'altra ricettina, tra virgolette, perché in realtà è facilissima, di Halloween, così domani se volete la potete preparare. Sono le sfere, quelle per fare la cioccolata calda. Vi ricordate l'anno scorso l'avevo fatta per Natale? Adesso la voglio fare versione Halloween. Quindi l'unica cosa che ho fatto per ora è ho sciolto due cubetti di cioccolato fondente. Poi utilizzerò questa teglietta di silicone che avevo preso un sacco di anni fa, non mi ricordo nemmeno dove, se su Banggood, su qualche sito. Comunque è perfetta per fare le sfere. Andrò a riempire due mezze sfere con il cioccolato e poi le metto nel frigorifero, così diventano dure. Dopo all'interno ci andrò a mettere un po' di cosette buone, ovvero un paio di cucchiai di Nesquik. Questo in realtà è il Nesquik messicano, che è anche speziato alla cannella e così viene anche speziatino il cioccolato caldo. E nel frattempo sto, vedete, stendendo il cioccolato verso i bordi. Devo fare questa cosa per entrambi i semicerchi. Poi ci andrò a mettere un po' di mini marshmallow. Io ci andrò a mettere solo quelli gialli perché sono anche leggermente un po' aranciati, così magari viene un effetto più, ecco, tipo zucchetta. Poi ci andrò a mettere un po' di questi sprinkles
Non ho ancora deciso quali, forse qualcosa sull'arancione o sul bianco. E, questi comunque li avevo presi, mi pare, in America. E poi andremo anche a decorare il fuori della nostra pallina. Quindi, una volta che si è indurito il cioccolato, riempiamo una delle due metà, poi lo devo ovviamente sformare e chiudere. Quindi andremo a riscaldare il bordo e andremo a creare la sfera ripiena. Poi la metto di nuovo in frigo e quando sarà bella dura, voglio decorarla fuori con uno di questi zuccherini che avevo preso da Lidl, carinissimi. Non so ancora se mettere la zucca, la mummietta o tutti e due. E poi voglio fare anche tipo una ragnatela sciogliendo qualche marshmallow di quelli bianchi. E voglio fare tipo ecco una ragnatelina o tipo effetto mummia sopra. Adesso vedo che cosa esce fuori. E poi andremo a metterla all'interno di una tazza, versiamo il latte caldo sopra e la palla si dovrebbe aprire e dovrebbe mischiarsi tutto, dovrebbero uscire fuori tutte le cosette che ci sono all'interno, quindi dovrebbe essere una cosa carina, così ci facciamo anche una bella cioccolata calda con la scusa che oggi fa freschino e non so se sentite dalla voce, ma sono anche un pochettino raffreddata. E evidentemente ho preso freddo camminando, quindi una bella cioccolata calda per la gola ci sta tutta. E tada! L'avete visto? Si è scoppiata la pallina e dentro c'erano tutte le cosette, quindi sono uscite fuori, ho girato tutto. C'è un profumino. A parte che la cioccolata calda fatta proprio con il cioccolato e non solo con la polvere, è una marcia in più, eh.
La rende buonissima. Cioccolata bevuta, era buonissima. Comunque, tra un po' mi inizio a sistemare perché oggi pomeriggio andremo alla prima edizione, spero che ne faranno anche altre, spero che sia carino, di una specie di festival, se così vogliamo chiamarlo, che si chiama Dia de los Muertos. E appunto ci saranno tutte bancarelline dedicate al Messico, faranno delle proiezioni di film, ci saranno anche i mariachi stasera alle 7. Quindi tra un pochino andiamo e così insomma vi portiamo con noi. Purtroppo sarà solo oggi che è 30, quindi non sarà in realtà proprio il giorno dei morti, però insomma vediamo, probabilmente essendo il primo anno che lo fanno, magari non hanno voluto fare troppi giorni, hanno fatto soltanto un giorno che è oggi e appunto lo faranno qui a Roma, intorno a Via Prenestina. E niente, quindi tra un po' mi faccio la doccia, mi sistemo e andiamo così vi portiamo con noi. Noi siamo arrivati e guardate un po' all'ingresso, hanno fatto l'altare del Dia de Muertos con Raffaella Carrà. Che carino! Hanno messo, Perché vedete? nella cultura messicana Raffaella Carrà ha fatto, cioè le canzoni che ha È fatto vero, qua è in italiano le ha vero. fatte in È spagnolo, quindi è famosa. Tanti famosa. dei zii di Cesar la conoscevano, vero? E gli hanno messo pure il pan de muerto, Sì, guarda. In pure il questi cibo, giorni lì li hanno facciamo, messo. pan de muerto. Gli hanno messo Lì al la centro c'è un frutta. piatto, che non riesco a capire cos'è, questo qui colorato. Colorato? Tipo Tipo una. una sorta di brodo, una Boh, una zuppa. zuppa tipo. Comunque gli hanno Carino messo comunque, l'acqua. molto carino. E poi ci sono tutte bancarelle, lì stanno proiettando il film Coco. di Coco. Adesso diamo un'occhiata. E tra un po' ci dovrebbero essere anche i mariachi. Devo dire che non mi aspettavo tutta questa gente. Wow, guardate l'outfit di Questa è la cultura Francesca. messicana. Wow. Ah, ha Sì. avuto successo questa cosa. Io pensavo che sarebbe stato un po' più vuoto, invece è abbastanza ammucchiato. Tra poco faranno lo spettacolo dei mariachi.